Ciao, bentornato in uno sfavillante e meraviglioso calcio champagne canale di Annalisa Superstar. Allora, all autunnale. Ho dato un pochettino uno sguardo, stamattina sono uscita con Chiara, ho dato un pochettino uno sguardo ai nuovi trend della stagione. Diciamo che secondo me un po' scavando negli armadi qualcosa si trova. Il mio problema è, ora è la taglia, però qualche cosa si trova molto anni 90, ho notato. È molto. Capi molto, molto morbidi, senza pants, senza forma in alcuni casi. Infatti, alcuni non mi, ciuffo, non mi hanno fatto proprio impazzire. Allora, ti mostro qualche cosa che io ho comprato, ma ho comprato veramente due sciocchezze. Dopo che mi ha regalato tutto, mamma. Allora, il primo è un poco off topic, nel senso che ho comprato questo profumo. In tante mi hanno detto, Lisa, vedere uno sguardo e una sniffata ai profumi di Zara. Ti devo dire che sono tutti molto somiglianti ai profumi Dior e Barberi. Io ho un piccolo vezzo per i profumi, ne compro pochi perché mi piacciono soltanto quelli particolarmente costosi, quindi praticamente non me li compro mai. Però li conosco a memoria. Ho preso questo qui che è Gold. Perché se tu non è che dici Gold, dici Gold. Quindi Zara Gold. È molto buono, mi ricorda molto un profumo Dior. È dolciastro, sulla pelle cambia parecchio, però bisogna odorarli i profumi, non si comprano mai così a scatole. Sono sempre da Zara, siccome ho una cosa a cui partecipare, ho comprato questo vestitino che mi piaceva tanto perché praticamente niente, era per cambiare. Poi costava, ho conservato l'etichetta da qualche parte, 14,90 euro o 14,95 euro. Praticamente, visto così, è la cosa più insignificante dell'universo. Che è un tubino nero lungo a uso mortizia con il colletto così rotondo anni 60. È tipo, dice mia madre, un lupetto comodo. È molto carino. Allora, questo praticamente viene a metà polpaccio. Guarda, ti invito, metto da qualche parte la playlist degli outfit che ho fatto per il canale, però clicchi se ti interessa guardare gli outfit. Però ti invito a dare uno sguardo ogni tanto al mio profilo Instagram perché io pubblico più, lo trovo cioè, più veloce, come carina. Questo è molto carino, è molto elegante. Ti farò vedere quando lo indosso perché visto così è proprio insignificante. Piccola cosa: se fai acquisti online e ti piace questo vestito che è della linea, non è TFR, io la chiamo TF, linea TFR, ma non è TFR, è la linea quella un pochettino più economica di Zara, che non è TFR, ma è una cosa simile a TFR. Stai un po' attenta perché considera che io ho preso la M perché sono molto striminziti. Molto. La S non l'ho neanche provata. Secondo me la M mi sta a pennello, perché io ho visto la S era tanto, non mi entra neanche. Ora, passiamo. Questo è molto low cost questo haul, perché considera questo vestitino, quando lo vedrai indosso, è elegantissimo. 14,90 euro, è elegantissimo ed è particolarmente sfruttabile perché adesso te lo farò vedere su Instagram, tanto lo metterò a giorni, te lo farò vedere su Instagram. Zuiki, mamma, è passata da Zuiki, ha fatto così, come faccio io? Mia madre, quando vede qualcosa che mi può piacere o che le piace, me la compra. Mamma, mi ha preso questo vestitino, che ho appena preso dallo stendino, quindi non è stirato. Ok, che è questo, che è smanicato con queste applicazioni collaterali. Ne è saltata una, ma l'ho recuperata, gliela devo ricucire. Che ha queste applicazioni così laterali. È molto carino, eh? Dietro c'è la perla. Gold, perla, perla, gold. Che è questo qui. È praticamente uno scamiciatino così tipo in maglina. La figata di questo vestitino. Non è tanto, cioè, sì, il vestitino è carino, nessuno dice niente. Ho conservato anche di questi cartellini perché io. Vabbè, è costato 3 euro. L'ho trovato. Era segnato 16,99 euro, che di per sé non era alto come prezzo, ma alla fine ha preso 2,99 euro. Ah, si può fare anche questo, poi mostrerò qualche fotografia. Sempre da Zuiki, mia mamma ha visto un completo, si è innamorata di questo completo e mi ha preso il completo proprio. Poi l'altro giorno ci sono ritornata da Zuiki, ho visto che c'era di questa casacca a manica lunga, io forse l'avrei presa a manica lunga, però tutto sommato non mi dispiace neanche questa, che mi piace tantissimo. Questa è molto morbida, sono dei fiori. Non sono tipo pennellate, sono dei fiorellini, mi
è molto 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 carina. Sai perché io immaginavo questa casa qui? Intanto con quello che ti sto per fare vedere. La immaginavo anche sia con un pantalone nero e la giacca, oppure come sottogiacca, ma anche con i jeans e tacchi alti, così per andare a lavoro, per degli impegni, jeans e tacchi alti e giacca nera. Secondo me sta carina. O un pochettino più informale, anche con le ballerine, tipo un cardigan nero. Secondo me sta molto molto carina. Questa costa 10 euro, me lo ricordo, c'è il cartellino da qualche parte, me lo ricordo. Mamma mi ha preso questa casacca da abbinare con questa gonnellina, che ancora non ho lavato perché devo capire come si lava, che è in ecopelle. L'ho provata quando mi ha portato il sacchetto, l'ho provata, ho messo la casacca dentro, la gonna è a vita alta, che si usano le cose a vita. C'è un gran revival anni 90 in questo trend autunno-inverno 2015-2016. Quindi è a gonna a vita alta con questo finto fiocco davanti, e questa costa 15,99. E questa la tagliamo, mi sembra abbastanza regolare. Carina, 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 carina. Quindi quella casacca, questo qua dentro, ma questo anche con un bel maglioncino, secondo me, gli stivali. Questa giacca, allora, a me questa giacca sinceramente non fa impazzire, tanto che ero ritornata da Zwicky proprio per cambiarla. Però non c'era niente che mi piaceva, adesso l'ho riportata con me, la mostro nel video. Se a qualcuno può interessare il genere, è un giacchino semplice, nero, con gli sbrillucci di qua davanti. Non mi disturbano questi, anzi mi piacciono molto. Ti faccio vedere cosa non mi piace della giacca. Non mi piacciono spalline, non mi fanno impazzire queste spalline. Infatti ho detto a mia madre, si possono levare? Mia madre ha detto mm-mm. Non mi piacciono moltissimo queste spalline. Ora ho la manica tutta attorcigliata qua, che non posso piegare il braccio. Comunque, ma magari me la te, non lo so. Comunque, allora, questo coso qua mi ricorda molto dei capi Twin Set, quindi non mi fa impazzire questa spallina così a punta, sembro Ivana Spagna. Cos'ana lady, 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 easy lady. Easy lady, tua sorella, però va bene. L'ultima cosa che mi ha preso mia madre, mi piace tantissimo, tantissimo, perché quest'anno ho notato che si usa lo scamosciato. Ora, io 100 anni fa, quando andavo al primo o al secondo superiore, non mi ricordo bene, avevo il giubbino di renna scamosciato, che poi in realtà neanche lo comprarono, me lo comprarono. Era di mio padre quando era ragazzo. Si usavano i giubbini di... Vi ricordate i giubbini di renna? Non lo so, qua si usavano tantissimo. Io avevo il giubbino di renna di mio padre, mi sentivo fantastico. Vecchio, vecchio, sto coso, ma io mi sentivo favolosa con quel giubbino. Ora ho visto che si usano tantissimo, però ovviamente sono tipo di ecopelle, questi giubbini. Me ne piace molto uno. Che c'è, amore mio? Andiamo, ora ti do la pappa. Me ne piaceva molto uno, Louis Jo è un altro, Curò. Curò è un brand palermitano di cui spero di parlarvi presto, perché ho visto che nelle vetrine tantissime hanno cose molto molto carine. Comunque, però hanno dei prezzi un attimino fuori dalla mia portata. Beh, niente, per adesso si usano queste cose un pochettino scamosciatine. Mi ha comprato, mamma, mamma, mi ha comprato questo, che visto così è una delle cose più insignificanti dell'universo. In realtà, faccio il buco. Aspetta, non torturare Lois. Priscilla? 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 Scusami. Ma perché quando Priscilla vuole la pappa e sclera, poi tortura Lois, le dà botte. Comunque, allora, è un concetto che viene così. Allora, l'altro giorno ho visto che l'avevano esposto in modo diverso, ma non mi piaceva, nel senso, con le due punte messe dietro sembro Superman scamosciato, non mi piace. Però così lo trovo molto molto carino. Oppure, messo più morbido in questo modo, niente, mi piace. Anche di questo ti farò vedere qualche fotografia su Instagram, su come lo infosso. È carinissimo, carinissimo. Questo, se non sbaglio, era 10 euro. Wait a moment, perché ho conservato un po' di cartellini. Allora, aspetta un minuto. Canotta era 9,90, coprispalle 9,99, infatti, coprispalle 9,99. Di questo c'era sia questo colore scamosciato, che mi piace tantissimo,
Bordeaux che perdeva tanto, secondo me, non mi attraeva tanto. C'era pure un bel verdone molto scuro, molto bello e nero. Secondo me il colore più bello in realtà è questo qui. Perché questo qui, se io pensavo mettere per esempio, un lupetto nero, che io lo sospetto, sì, fuochi d'artificio, ho la cazzata che sto per dire. Allora, faccio un look total black, tipo pantalone nero e lupetto nero, e metto questo qua, un bel paio di orecchini, già do una sferzata al mio outfit, sono più alla moda. E niente, e punto. Questi sono i miei primi acquisti, che poi non li ho acquistati, insomma, un haul autunnale. Ho visto un pochettino i trend della stagione. Secondo me, scavando un po' nell'armadio, qualche cosa di carino a jet si può trovare. Perché diciamo, non fanno più i vestiti di una volta. I vestiti di tanti anni fa, secondo me, ancora reggono e reggono di brutto. Con i fuochi d'artificio in sottofondo, ti auguro un buon proseguimento di giornata o di serata. Buonanotte, buona giornata di qualsiasi cosa tu stia facendo. Ciao e che le stelle siano con voi. Vado a dare la pappa a Priscilla, così si calma. Perché ora mi guarderà e farà: Mamma, mamma. Ciao.